Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una partita di pallone che si preannuncia spettacolare. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il manto stellato in questa splendida notte. E questa è una struttura a dir poco superlativa, una cornice perfetta per partite come queste. La partita è già cominciata. Cerca un compagno, bell'intervento difensivo. Manolas riesce ad allontanare. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. La butta via, c'è tiro! Un grande momento di calcio! Un gol magnifico! Un abbaglio del genere a questi livelli viene sempre punito. Hanno mostrato grande caparbietà sull'indecisione della difesa, che a questi livelli si paga sempre a caro prezzo. L'Edimburgo parte male, deve già rincorrere. C'è Messi. Si avvicina alla porta. Cerca spazio. Il portiere la calcia lontano. Vuole la profondità. Robertson. Ha fatto buona guardia. Cristiano Ronaldo cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Intervento scorretto che non sfugge certo al direttore di gara. Prova la giocata nello spazio. Neymar. Mbappé, prova il filtrante. Cristiano Ronaldo fa tutto da solo. Va rapido sulla respinta. Spazza via. E passa. Mbappé non riesce a servire il compagno. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Tocco morbido. Riceve un pallone interessante. Ci mette una pezza. Virgil van Dijk, molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Il pallone per Neymar. Cristiano Ronaldo e ora deve concludere. Mbappé, parata di Donnarumma. Palla in avanti verso il compagno. De Gea spazza via prontamente. Kanté prova a prolungare e la difesa sventa il pericolo. Dunque rimessa laterale. Kanté, c'è la palla lunga in avanti. Messi, contrasto riuscito, l'arbitro non fischia. Un'entrata in scivolata da manuale, sventa la minaccia. Pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. Pallone alto nello spazio. Ancora un ottimo intervento difensivo. Hanno sventato la minaccia, ora dovranno trasformare la palla recuperata in un'azione significativa. Stavano subendo un contropiede insidioso, ma ci hanno messo una pezza. Tenta di scavalcare la mediana. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Mbappé!
prova la giocata nello spazio. Messi, beffa l'estremo difensore. Vantaggio che comincia a essere molto comodo ora. Opinioni sul gol? Conclusioni come questa sono difficili da intercettare, bisogna andare a terra con grande rapidità e non sempre questo è sufficiente. 2-0 dunque. La partita ha sicuramente un padrone adesso. È chiaro che due gol di differenza cambiano le dinamiche di gioco per entrambe le squadre. La mette sulla sinistra. C'è spazio per calciare. Occhio al tiro. Grande salvataggio di De Gea. Pallone lungo in verticale. Kanté. Cerca un compagno. Vuole la profondità. È rimasto intrappolato nelle maglie della difesa e non è riuscito a mettersi in posizione per tirare in porta. E il primo tempo finisce qui. Le squadre stanno tirando il fiato. Come giudichi il loro primo tempo? Non ha niente da cambiare nell'assetto della squadra in questa pausa. Dovrà cercare di non complicarsi la vita, ma è difficile che accada. Oggi è davvero in palla. 2-0 il risultato di questo primo tempo e fino a questo momento, per la verità, c'è stata una superiorità evidente. Il secondo tempo è cominciato. Opta per il lancio lungo. Cristiano Ronaldo scatta verso il pallone. Spazza, ci prova. Modric. Arriva il cross di Mbappé di testa. Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. Ci hanno provato sul serio, portando molti uomini all'interno dell'area di rigore. Neymar. Arriva Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo la gioca a sinistra. Si libera alla grande. Da lì può crossare. E questo è un passaggio quantomeno discutibile. Manolas, il suo pallone è morbido. Prova a passare con un pallone profondo. E l'arbitro, con l'assistenza delle guardaline, dice che c'è stato offside. Prova la giocata nello spazio. Donnarumma, senza problemi. Ottimo intervento di copertura. Neymar se ne va, allarga il gioco. Cristiano Ronaldo scatta verso il pallone. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Bello questo duello. Ha provato a superarlo e andare in porta, il difensore però non ha boccato. Cerca spazio. Allontana il pericolo. C'è spazio, occhio! Ecco! Il portiere dice di no. Va a cercare il secondo. C'è il colpo di testa!
non è riuscito a metterla dentro. Probabilmente l'impatto con la palla non è stato dei più puliti. Ha cercato di colpire con troppa forza, secondo me. Uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chissà di chi sceglie. Lancio lungo del portiere. Cerca un compagno. Robertson ci mette una pezza. Palla riconquistata immediatamente. Lungo passaggio in avanti. Prova il filtrante. Ziyech ha spazio per affondare. E passa. Occhio alla conclusione. E c'è mancato davvero poco su questo tiro. Un tiro tecnicamente ben eseguito. È stato solo sfortunato a non trovare la porta. Prova a passare con un pallone profondo. Non impensierisce la difesa. Qui può partire il contropiede. Cristiano Ronaldo cerca un compagno. Può andare. Cerca spazio. Ottimo disimpegno, fondamentale. Mbappé sale sulla fascia destra, caccia di opportunità. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Cristiano Ronaldo la mette in avanti. E il difensore respinge. Neymar prova la giocata nello spazio. Prova il filtrante. Sì, parata di Donnarumma. Non è stata una parata perfetta, ma se l'è cavata. Ziyech sul pallone. Mohamed Salah. Mbappé. Bella rete di passaggi. Si appoggia al portiere. Hanno già riconquistato palla. Mbappé alza la palla in profondità verso un compagno. Ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva. Mbappé. Modric. Cristiano Ronaldo riceve la palla.
allontana il pallone. Dembélé riceve il passaggio. Cristiano Ronaldo è arrivato sul pallone ma non riesce a metterla dentro. Provano a partire in velocità. Ziyech schiaccia il piede sull'acceleratore e c'è il boato del pubblico. Si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Giocatore al settimo cielo e anche i tifosi hanno vinto la partita con una prestazione davvero convincente, anche al di là del risultato. Che partita si è giocata oggi, Luca? Questa squadra ha dei giocatori di grande qualità con cui riesce spesso a sfondare proprio per vie centrali, mettendo gli avversari in